Buongiorno, ben arrivate. Siamo di nuovo insieme, come tutte le mattine, qui su Amica 9, nuovo appuntamento con Mattina Amica. Buongiorno al dottor Domenico Spinazzola. Buongiorno ai Ciao telespettatori, Mimmo, buongiorno Emilia. bentornato. Io insisto a parlare di questo perché è educazione stradale, ma in realtà è educazione alla vita, educazione civile, educazione al rispetto di sé, al rispetto degli altri. Stiamo parlando di come l'alcol può influenzare negativamente le persone che si mettono alla guida, che sia una macchina, che sia una moto, e che non sia nulla, cioè proprio come l'alcol effettivamente ha la capacità di Certo, distruggere, no? anche delle attrezzature di lavoro particolarmente complesse, possono, chi assume alcol non dovrebbe farlo, i lavori in altezza, insomma, anche su quello, quindi attenti anche al lavoro, insomma, utilizzare l'alcol al lavoro. Sì, è un danno, effettivamente è un danno enorme, è un danno enorme. Noi abbiamo poi delle abitudini così tanto particolari che in assoluta buona fede, per carità, non è che vengono fatte, che può Certo. essere, non so, la birretta che accompagna sul posto di lavoro il panino piuttosto che il pezzo di Sì. focaccia, no? E dice, vabbè, mi mantengo leggero e magari quella è l'unica cosa sbagliata che si sta facendo in quel momento. Sì, perché comunque già una birra piccola, comunque ti dà 7 grammi di alcol come Quindi già riferimento, siamo, no, e a quindi quello che già avevamo arriviamo a detto superare prima. 0,2 grammi per litro, Esatto. dove abbiamo alterazioni. E quindi quando dobbiamo in effetti metterci alla guida, anche per l'adulto, insomma, per chi non è professionista, come diciamo la volta scorsa, non è giovane fino a 21 anni o non ha preso un neopatentato per 3 anni, comunque è bene non bere proprio. Perché comunque quando ci mettiamo alla guida, assumendo l'alcol, abbiamo alterazioni. Tu facevi riferimento? Se vogliamo tornare intanto, vi ricordate il quadro con cui ci siamo lasciati la volta scorsa, quello dedicato all'alcol? Sì, Grazie. noi questo discorso ovviamente c'è influenza particolare in riferimento anche alla quantità che si assume di alcol, al tempo che è trascorso, perché poi praticamente il fegato riesce a metabolizzare, insomma, in un'ora 7 grammi di alcol. C'è un discorso di gradazione alcolica, più ovviamente la gradazione maggiore maggiori problemi abbiamo, perché comunque maggiore gradazione Influisce, le cellule vengono bruciate in maniera più certo. veloce. Il peso del bevitore, perché ovviamente più c'è peso, più la persona è più alta, diciamo, Ma si va a distribuire sai, di Mimmo, più. io non bevo, proprio non bevo alcolici, per quanto qualche volta in gioventù l'ho fatto, poi una di quelle sciocchezze, stupidaggini che mi ha piegata completamente. Da quel giorno ho giurato che non avrei mai più bevuto nulla, quindi le ho fatte anch'io queste cose qua, con la sola differenza, quando ero giovane, che avevamo, ecco, il buon senso di seguire la regola che chi guidava non doveva toccare alcol. E oggi a me capita, eppure insomma no, non è che sia proprio un fuscellino, no? Sai che io quando mangio, ci sono state delle brioche, per esempio, o dei dolcini che non lo sapevo, contenevano delle quantità veramente minime di alcol che poteva essere servito, per esempio, per bagnare il pan di Spagna piuttosto che nella crema. Certo. Lo avverto immediatamente, cioè io sento immediatamente la presenza dell'alcol con una strana sensazione che mi prende le ginocchia, chissà perché, No, le sì. gambe. Quindi quello che dico, no? Questo luogo comune di dire ma io lo tollero, io sono abituata, il mio corpo è abituato, non è vero, quello è un corpo intossicato, secondo Certo. me. Sì, no. Non ci accorgiamo, ma abbiamo comunque alterazioni, perché il discorso è sempre sull'alcolemia, i grammi che noi abbiamo per litro di alcol nel sangue. Anche Ma poi perché ci sono nelle anche nostre tanti luoghi diete, comuni, come dici tu, bravo, perché no? innanzitutto
molti, specialmente la cultura agricola, pensano che il vino non sia alcol. Cioè, se tu chiedi a un contadino, dici, ma bevi dell'alcol? Dici, no, solo un po' di vino. Cioè, come se il vino non fosse alcolico. L'acqua rompe i ponti. C'è qualcuno che si mette a tavola e dice, no, l'acqua rompe i ponti, non bere acqua. No, assolutamente, cioè, perché l'acqua fa solo bene, il vino eventualmente è l'alcol che crea problemi, specialmente poi se ci dobbiamo mettere alla guida. Quindi, il fatto che si dica, per esempio, che un bicchiere a tavola non faccia male, ma anzi aiuti molto, non stiamo facendo una propaganda contro il vino, per carità, attenzione, il punto di partenza, allora, è sempre l'alcol. A parte il fatto che cioè, se proprio dobbiamo scegliere, meglio il vino che non altre bevande alcoliche. Giusto per mettere, per precisare anche delle cose, perché perlomeno il vino rosso soprattutto ha delle piccole percentuali, ha delle percentuali di, diciamo, di sostanze antiossidanti, però per poter, diciamo, avere delle sostanze antiossidanti di quelle che ne troviamo in quantità altissima nelle verdure, insomma, dovremmo bere dei tini ma di vino. Ma un bicchiere di vino comunque, vuol dire, un bicchiere durante di vino, pasti, durante il pasto, a me, effetti, a me farebbe effetto immediato, cioè io lo sentirei immediatamente. Se qualcuno proprio, e se mi qualcuno lo desidera, non è che diciamo fa tantissimo male. Comunque partiamo dal presupposto che tutto l'alcol, cioè bastano piccole percentuali che comunque bruciano le cellule. È ovvio che se noi ne beviamo poco e automaticamente il nostro metabolismo riesce ad eliminarlo, va bene. Noi dopo vedremo le fonti, cioè noi attraverso il fegato. È ovvio che se quel bicchiere di vino lo diamo a una persona che ha dei problemi epatici, a quella persona l'abbiamo danneggiata, perché il fegato deve lavorare tantissimo, cioè il fegato praticamente riesce ad eliminare 7 grammi di alcol in un'ora, e 7 grammi corrispondono proprio a un bicchiere di vino di 125 millilitri, o una birra per esempio piccola, da 33 centilitri, o un bicchierino di superalcolico, di 10 centilitri per esempio. Quindi dipende dalla situazione, cioè l'altro problema dell'alcol, che essendo anche una droga, se noi ci mettiamo sistematicamente, cioè se abbiamo un certo equilibrio va bene, ma se poi diventa un discorso che ne assumiamo sempre di più, ovviamente abbiamo un danno non da poco. Non indifferente. Quindi cioè, se proprio diciamo ne possiamo fare a meno di tutte le forme di alcol, se ne possiamo fare a meno, facciamolo tranquillamente. Ecco, non è sbagliato. Se ne possiamo fare a meno, ecco, allora in quel caso, ecco, il bicchiere di vino magari... molti, perché c'è un discorso anche di gusto particolare, ma se anche se scegliere fosse, un buon vino fa la differenza. Esatto, sorseggiarlo poco alla volta, diciamo, per esempio, oppure anche diluirlo, anche se si perde il sapore, comunque è meglio, perché cioè, nella diluizione si va a creare una concentrazione minima e quindi viene assorbito e viene metabolizzato più velocemente in un certo qual modo. Allora andiamo avanti con il cartelli, vediamo, dimmi. Sì, e noi poi abbiamo visto che ovviamente questo dipende diciamo anche dal tipo di sesso, dal tipo anche, certo, di etnia, perché per le rosse per esempio non risponde. Qui invece abbiamo dei riferimenti sul praticamente la percentuale alcolica sui divieti che troviamo in Europa, no? Ah, ecco. E quindi vediamo l'Italia in effetti zero, soltanto per quelle persone che, come accennavamo, che sono dei conducenti, insomma, di professionisti, oppure neopatentati o fino a 21 anni. Invece lo 0,5 è il limite per tutte le altre persone in Italia. Su questa slide diventa particolare vedere lo 0,8 nella Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha praticamente un numero di incidenti che è inferiore della metà rispetto a noi. Eppure hanno invece Eppure una tolleranza hanno più elevata. Esatto, hanno un limite, maggiore. E questo ovviamente è dovuto al fatto anche di tutto un discorso di educazione stradale che viene fatta maggiormente, un discorso anche di pene più certe che ci sono in Inghilterra rispetto a noi. Quindi effettivamente, cioè, questi qua hanno capito, cioè sono praticamente dei paesi dove si fa largo uso, erroneamente ovviamente, di alcol, però
sanno che per la guida, insomma, quando hanno e bevuto non devono mettersi alla guida, perché anche se non hanno quel limite, se creano un incidente e comunque hanno alterazione psicofisica, si beccano delle sanzioni non da poco. Quindi anche su questo punto, insomma, ci deve far riflettere che in Italia in effetti noi facciamo poca educazione stradale, insomma, diamo poche indicazioni su quelle che sono i riferimenti. Volendo possiamo andare avanti, troviamo i riferimenti anche in tutto il mondo, però insomma a noi interessa più il discorso di casa nostra, che dobbiamo lavorare, come stai ben facendo tu ovviamente, Mary, con la tua trasmissione, insomma, Amica Nuova sta facendo, insomma, un bel, a mio parere, un bel tour de force proprio su questo tipo di problematica, che sono sempre delle vere piaghe sociali poi alla fine. Quindi è su questo che poi si dimostrano le cose, perché poi ovviamente anche le grandi reti possono mandare quanti spot vogliono, però poi alla fine, se noi andiamo a conteggiare quelli che sono gli spot invece sulla propaganda dell'alcol che si fa, ora che stiamo andando poi incontro alla bella stagione, vedi queste, esatto, pubblicità di queste mega feste con questi bicchieroni pieni di questi cocktail con ghiaccio. Poi sempre personaggi dello spettacolo che hanno un particolare appeal. Che cosa stupida. Sempre persone del mondo dello sport con appeal particolari. Cioè, non dimentichiamo Valentino Rossi che pubblicizzava una birra tempo fa. Allora, immaginate per i giovani cosa significa avere un Valentino Rossi quando vinceva, insomma, campionati uno dietro l'altro, corse una dietro l'altra, che cosa significava per questi giovani pubblicizzare, sì, vederlo, vedere, come, esatto, come, o cosa significa poi per tante donne, perché poi molte volte il marketing lavora proprio anche su target ben precise, vedere George Clooney che ti pubblicizza un determinato liquore. Quindi sono tutta una serie di riferimenti particolari, tecniche di marketing. Per fortuna è passato al caffè con gli anni. Per fortuna è passato al caffè. Quindi anche su quello, insomma, capiamo bene quali sono le differenze. Possiamo andare avanti, la regia può andare avanti, magari può mettere delle slide. Ecco, questo è il metabolismo. Noi già l'abbiamo accennato in un certo qual modo. Come l'alcol viene assorbito senza bisogno della digestione nello stomaco in misura del 20% e nell'intestino l'80%. Incredibile. Quindi viene trasportato poi dal sangue in grande fretta nei vari organi del nostro corpo e in 10-15 minuti arriva, vedete i tempi sono brevi, alla fine al fegato, al cervello, al cuore e ai reni, che sono degli organi vitali, degli organi bersaglio che ovviamente ci danneggiano notevolmente. E poi dopo un'ora arrivano ai muscoli, al tessuto adiposo, dove poi tende a concentrarsi perché, insomma, è liposolubile. Ecco, ecco, perché questo, poi questo terzo punto mi sembra molto interessante, Mimmo. Scusa, io ti interrompo perché vorrei farti tante di quelle domande. Vorrei fai che pure le nostre amiche a casa comprendessero davvero queste cose. Gli effetti dell'alcol dipendono dalla sua concentrazione nel sangue. Quindi è questo quello che ci riporta alle analisi di cui avevamo parlato all'inizio, ci riporta al fatto che si possa poi finire in coma etilico, perché io era quella la cosa che non riuscivo a comprendere. Come si fa in presenza, bevendo tantissimo, tanto alcol, perché praticamente il sangue viene, viene praticamente talmente acidificato, la presenza di alcol che acidifica in un certo qual modo il sangue, che non può più sopportare il nostro organismo. Tutti questi organi bersaglio ovviamente vengono privati in un certo qual modo anche di ossigenazione stessa, e quindi si va in coma etilico. Ma penso. Cioè, è questo il problema maggiore. Ora, immaginate un corpo sano, quindi un corpo che non è abituato a determinate quantità, che non ha nessun background, come potremmo dire, relativo all'alcol, quindi un giovane adolescente che una sera va fuori di testa e beve tantissimo perché è in compagnia, perché è una festa, eccetera,
il corpo si ritrova a dover, come dire, elaborare tanta quantità di alcol da non farcela più ed arrivare, perché la maggior parte dei casi di cui si sente parlare, insomma, di coma etilico, riguarda proprio gli adolescenti, quindi sì, ragazzine e ragazzini, sì, 14, 15 anni, 16 in effetti anni. Questo è uno dei problemi fondamentali, delle alte percentuali. Noi abbiamo, addirittura si è ridotta la soglia notevolmente di fino a 11 anni, cioè prima era 13 anni, ma da qualche anno siamo arrivati a 11 anni, i ragazzini che fanno uso di alcol. E c'è questa moda assurda e smisurata di bere alcol a non finire, fino a star male. Cioè, arriva il fine settimana, ci sono gruppi di ragazzi, oppure quando si va in discoteca. In discoteca la moda della discoteca è quella praticamente di avere questi contenitori pieni di ghiaccio, stracolmi poi di grandi di bottiglie piene di alcol, perché comunque si deve andare fuori di testa. Cioè, questa moda assurda, questa dove praticamente si va contro quella che è la vita, perché c'è la distruzione totale, cioè della persona. E sono mode assurde, volute poi alla fine da grandi società che hanno solo gli interessi economici, perché ti devono vendere queste sostanze che poi ti creano la dipendenza. Perché alla fine quello è l'altro problema. Queste sostanze sono delle vere droghe. Cioè, l'alcol, che noi pensiamo che sia un qualcosa, come si può vendere in maniera legale, cosa che non si può fare per esempio per la droga, però non ci si rende conto che alla fine è una vera e propria droga, con la differenza che è una droga legalizzata, e di conseguenza la troviamo a portata di mano di tutti, e quindi se ne fa uso normalmente. E ovviamente l'abuso, cioè, diventa poi questa moda, ormai il ragazzo che deve andare con la bottiglia in mano. Cioè, sono delle mode assurde che, ripeto, sono volute poi direttamente da determinate società. Cioè, è vero che queste società hanno degli utili che fanno lavorare delle persone, ma se fanno lavorare 10 e ne ammazzano 100, voglio dire, senti, dovremmo anche prendere dei provvedimenti su questo. Voi come ASL in questo momento ti mi hai fatto spaventare, Michele. Ha battuto contro il vetro della regia. Una domanda soltanto. Ecco, voi come ASL in questo momento, no? Di fronte ad una realtà come quella a cui non è difficile assistere, perché basta camminare, per esempio, per alcune vie del centro, questo lo dico per Trani, lo dico per Barletta, lo dico per Andria, Margherita di Savoia, insomma, città che io conosco, limitrofe, non è difficile guardarla, vederla questa scena, specialmente nel periodo estivo, che i ragazzi si trattengono per strada, nei punti più frequentati, no? E li vedi, esatto, questa abitudine della birra, una, due bottiglie o bicchieroni con questi cocktail, eccetera, no? Senza fare moralisti, eccetera. Questa è la verità, questo è quello che si vede e quello che si osserva. Sapendo quello che è alla base può essere l'alcol e i danni che può creare l'alcol. Avete mai, non so, organizzato delle campagne, delle iniziative, dello stare in mezzo a questi ragazzi per renderli liberi, libero arbitrio, nel senso che fare comunque quello che loro decidono di fare? Però, sai, io sono sempre dell'idea che quando si ha la consapevolezza del male che ti stai facendo e del danno che puoi creare agli altri, forse ci pensi un attimino, quindi, no? Sì, che poi è tutto quello che porta, chiaro, alla conoscenza e quindi la comprensione e quindi capire perché non farlo. Voi avete mai fatto questo tipo, sì, di iniziative? Sì, noi li facciamo periodicamente. C'è il dipartimento proprio delle dipendenze patologiche. Ormai nelle ASL, oltre al dipartimento di prevenzione, abbiamo anche il dipartimento delle dipendenze patologiche. Sì, non come sportello, Mimmo, perché lì apriamo una polemica, proprio, di quelle pazzesche. No, come attività di educazione alla salute ai, sì, ragazzi, alle scuole, in mezzo abbiamo alla fatto gente, anche, abbiamo in fatto mezzo anche con insieme i genitori. Abbiamo fatto anche insieme delle iniziative qui nelle scuole, cioè di là poi con varie associazioni anche, perché grazie al cielo ci sono anche delle associazioni che ti aiutano anche ad organizzare, ad avere dei riferimenti importanti. Quindi abbiamo fatto questo tipo di attività,
lo si fa nelle scuole normalmente, è sempre poco quello che si fa, Miri. È sempre poco, soprattutto per il fatto che noi abbiamo, tra virgolette, dei nemici, che sono questi grandi gruppi di interesse, che ovviamente con un marketing e con un potere economico non da poco non riescono a fare di tutto di più rispetto a quello che noi potremmo fare. Perché noi sì, possiamo sensibilizzare la gente, potremmo far comprendere quello che è il rischio, però alla fine questa gente, quando viene martellata sistematicamente, quindi anche con pubblicità subliminale e quant'altro, ma operazioni marketing soprattutto forti, come dicevamo prima, quando viene martellata dai mass media che con queste pubblicità particolari, con questi messaggi particolari, è normale che non riesce a farci a far granché. Certo, diventa sempre importante, noi facciamo queste attività, ma sono sempre poche. Sono sempre poche, soprattutto rispetto a quello che si può fare. Il problema maggiore sono i gruppi di interessi, perché i gruppi di interessi rispetto alla povera gente, su tutte le dipendenze, dall'alcol alle droghe, al gioco d'azzardo, al fumo. Cioè, noi dopo tanti anni abbiamo visto che il fumo ai farmaci, il fumo deve essere è stato eliminato dalla pubblicità in televisione. Però vediamo poi in televisione quanti farmaci vengono pubblicizzati. Non si possono pubblicizzare le droghe, pubblicizziamo i farmaci, che noi sono siamo anche ancora, loro in delle Italia droghe. Siamo ancora fortunati, pubblicizziamo, Stati Uniti, in America ci sono proprio i farmaci. Pubblicizziamo l'alcol, psicofarmaci, pubblicizziamo il gioco d'azzardo. Poi alla fine si va a vedere anche dei giornalisti di merito, che poi fanno delle indagini particolari, che questi gruppi di interesse vengono gestiti anche dai politici di un certo livello che noi abbiamo a Roma. Quindi quando noi vediamo queste cose è ovvio che diventa tutto difficile. Cioè, noi riusciamo a parlare anche in questo modo, perché diventano più di uno, non esatto, è soltanto noi riusciamo il problema. A parlare in questo modo perché siamo in un'emittente, diciamo, libera, in un'emittente medio-piccola, e quindi riusciamo a parlare. In altre situazioni si riesce a parlare magari però in orari non di punta, non, ripeto, e poi ovviamente viene fatto tutt'altro discorso di pubblicità che va a spazzare via, cioè operazioni di market che vanno a spazzare via tutto quello che si può fare. Quindi il problema serio è quello, cioè noi ovviamente ce la mettiamo tutta, è un nostro lavoro istituzionale, comunque lo facciamo perché più persone arriviamo, maggiore ci può essere la possibilità, diciamo, di far percepire bene quello che è il rischio. Abbiamo fatto anche dei progetti, come dicevamo, che sono sui moltiplicatori della prevenzione, cioè persone che a loro volta, acquisiti questi dati, queste informazioni, sono in grado poi di trasferirli e trasmetterli agli altri. Sono tutte operazioni importanti che noi facciamo e continuiamo a fare. La possibilità di stare qua, grazie a te, grazie insomma al direttore Sguira, diventa anche importante questo. Cioè, noi ci facciamo la chiacchierata piacevole, però diventano importanti questi messaggi che arrivano ai nostri amici telespettatori, perché comprendano appunto che qui siamo in una zona minata. Abbiamo dei gruppi di interessi, delle società grandissime, delle multinazionali, che sono dei gruppi di interesse che cercano di fidelizzare in tutt'altra parte, cercano di fidelizzare il consumatore, creando l'indipendenza. Sono d'accordo. È inutile. Cioè, questo è come sulla farina bianca. Perché la farina bianca non integrale? Perché la farina bianca, essendo più zuccheri complessi, automaticamente ti dà una dipendenza maggiore. Perché tu, se vai ad acquistare la farina bianca, hai un prezzo inferiore rispetto alla farina integrale, eppure subisci un processo ulteriore rispetto alla farina integrale. La farina integrale costa di più. Però la farina bianca, quella raffinata, la 00, automaticamente, siccome se ne vende tante, siccome crea dipendenza, conviene. Ma penso. Sono tante cose che effettivamente ti creano poi quei problemi e creano dei disagi a tutti noi. Tutti noi, compreso me stesso, che ovviamente io ho delle conoscenze particolari, però poi mi trovo in un contesto sociale
perché laddove stai insieme agli amici, eccetera, pur di non certo, essere il rompiscatole di turno, oppure il guastafeste, come viene chiamato, allora va bene, tu dici ok, mi bevo un po' di vino con voi, però l'importante è essere anche nei limiti, pensando sempre al fatto che il nostro fegato, quei 7 grammi al litro di alcol, può smaltirli, insomma, in tempo reale, diciamo. In tempo di un'ora. Va bene, Mimmo, grazie. Grazie anche a voi. Per il coraggio di dire quello che dici, perché ci vuole anche coraggio. Come le conseguenze personaggio poi me nella le prenderò, sua, già nella da, sua già professione, no? Nell'ambito della sua professionalità, qui ci vuole anche coraggio dire questo. Ci vediamo la settimana prossima noi. Grazie mille, grazie ai telespettatori. Adesso linea alla regia, qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo dopo con Martina Amica.